È arrivato il momento di svapare. Svapo web. Una cosa che se tu guarda me, me ora così guarda me. Prima di fare l'amore, di provare l'atmosfera, tu dopo di champagne, specialmente quando è sera, nella mia garzonina non mancano le rose, e in caso di emergenza c'è appunto anche una dose, è vero. Vicino alla postale è uno scantinato tutto con certa mobile, stile antiquariato. Oliette con lo stereo, un frigo incorporato e lo specchio ti rimette un po' carte bravate. Prima di fare l'amore io sfoglio il Kama Sutra, ma scelgo quasi sempre la freccia e la parete. Ho già sperimentato 31 posizioni, sono troppo faticoso, mi rompo poi i coglioni, è vero. Senza sentire più agente che dice i facci, i rip, senza sentire la rip che ti viene a cucina, senza sentire la famiglia che ti dice ma che fa? Senza scendere più a patto, caro scienzi a dignità. Senza leggere un giornale, andrizi impressionante, che uguale tutti quanti, caro Dio non è per fare. Sulla triera che d'aggi ho incontrato, sulla triera tu l'hai gnorsi, t'aggi voluto bene a te. Tu mi hai voluto bene a me, ma non ci amo più, mai voto tu. Distrattamente parli me. Prima mi dici sì, o non ci torno, mai sì, ma c'è una mano. Sono davvero molto soddisfatto per questa serata, abbiamo appena passato questo momento magico nel rivivere le canzoni napoletane, non solo, insieme a questo mio carissimo amico Mattia Parrella, che ogni anno è sempre qui puntuale, presente al Festival Opulenzia. Io devo ringraziare tutti per la collaborazione, l'associazione Altra Faccia, la famiglia, gli amici, User TV, per essere stato un meta partner ed essere stato vicino a me. E siamo molto soddisfatti per questa prima giornata, stamattina ci sono stati i ragazzi, questa sera c'è stato questo spettacolo teatrale, domani ci concentriamo su quello che è l'appuntamento con la Sciara Progetti per il tema la violenza sulle donne. E faccio un po' da giornalista e quindi ti faccio una piccolissima domanda: che cosa provi nello stare qui ogni anno e partecipare al Festival Opulenzia? Cosa provo? Innanzitutto un piacere immenso perché innanzitutto ecco, vorrei sottolineare un aspetto, l'aspetto che considero primordiale, che è l'intraprendenza di Tommaso. Ora, insomma, sembra una sviolinata detta qui a fianco a lui, però considero davvero un monito, un esempio, l'intraprendenza che ha Tommaso nel mettersi in gioco in prima persona, anche magari in ambiti non propriamente suoi, come una serata spettacolo come questa, cantando, che tra l'altro comunque gli riesce benissimo, ed interpretando testi non semplici. E più generalmente, ma più specificatamente in realtà, nell'organizzazione di un festival come questo, che è un vero tesoro da queste parti. Ed è infatti, ecco, quest'anno tra l'altro ho notato una bella affluenza di pubblico, perlomeno per questa serata. Spero che domani sia un'altra, una replica uguale, perché effettivamente la loro presenza è quella che dà un senso a quello che facciamo. Quindi. Grazie, io lo ringrazio naturalmente di cuore, lui ogni volta si mette a mia disposizione, siamo amici da tempo e ogni volta che lo contatto è presente, risponde subito sì, fa piacere a venire, insomma, che venga a Cervinara, e lo fa con tanto entusiasmo, quindi ecco, prendere questo esempio, perché poi tanti attori, tante persone ci danno importanza per il nostro paese, quindi quello che ancora una volta vi chiedo e vi stresserò all'infinito è quello di partecipare, perché la cosa più importante è non stare dietro una tastiera, ma stare qui presenti e vivere un confronto civile, educato, fatto di amore e di passione per il proprio territorio e per una manifestazione culturale.